Allora, anche quest'anno siamo giunti alla 7ª edizione per quanto riguarda il Natale nel quartiere San Pardo. Grazie all'associazione Il Quartiere Si Muove abbiamo rinnovato le nostre tradizioni con il presepe e gli addobbi natalizi. Il presepe, come vedete, è stato fatto di carta pesta con i ragazzi del liceo artistico lo scorso anno. Quest'anno la capanna è stata realizzata grazie all'aiuto della produzione del film che stanno girando in questi mesi a Matera, grazie al direttore di produzione Gianluca Leorini, che ci ha donato la capanna e ha messo a disposizione gli scenografi. La particolarità di questa natività è proprio che il bambinello non è nella culla, ma è tenuto in braccio da entrambi i genitori, sia da San Giuseppe che dalla Madonna, che si guardano amorevolmente. Questa è l'interpretazione che hanno dato anche i ragazzi del liceo artistico di Matera era lo scorso anno. Ci ritroviamo qui questa sera per rinnovare una delle tradizioni tipiche del periodo natalizio, il presepe che rievoca l'evento centrale della fede cristiana, l'incarnazione, Dio che si fa bambino e viene incontro a noi per salvarci. Ecco, salvarci significa portare la gioia, la serenità, la felicità nel nostro cuore, e di questi tempi più che mai ne abbiamo bisogno. Ecco, tutto il quartiere, tutto il vicinato beneficia di questo segno che l'associazione, ecco, ha voluto nuovamente realizzare qui nel quartiere, ed è un segno di speranza, un segno anche di ripresa dopo gli anni, ecco, della pandemia, ed è un segno di speranza in questi giorni, in questi tempi di guerra. È un segno di pace, perché il Signore viene a portare la pace nei nostri cuori, nel nostro quartiere, nella nostra vita.